Continuano gli appuntamenti della prima giornata di Gamescom 2014. Oggi è stata la volta di Evolve, che abbiamo avuto modo di provare nuovamente, quindi abbiamo avuto modo finalmente di vedere una nuova mappa, ancora una volta molto vasta e completamente innevata, che cambia un po' lo stile rispetto a quelle precedenti viste finora. Abbiamo avuto poi modo nuovamente di provare la classe del Trapper per quanto riguarda i cacciatori e quella del Kraken invece per quanto riguarda il principale antagonista. Il gioco come sempre è molto interessante, la classe del Trapper poi è stata piacevole da provare perché è davvero fondamentale nelle dinamiche di gioco, in quanto è dotata di un rilevatore di movimento che permette quindi di mantenere meglio le tracce del mostro quando si è in caccia, e poi di una trappola che lo può contenere per diversi secondi in un'area di gioco limitata, quindi assolutamente fondamentale per portare a termine la fase di caccia. Abbiamo poi avuto modo di intervistare uno dei game designer, al quale abbiamo chiesto alcuni approfondimenti. Innanzitutto abbiamo scoperto che la modalità finora provata di gioco non sarà l'unica della versione finale. Naturalmente tutto ruoterà sempre e comunque attorno al concetto di caccia, ma gli sviluppatori hanno già pronte delle nuove modalità che mostreranno nel corso dei mesi che ci separano ancora dall'uscita. Gli abbiamo poi chiesto se la versione finale del gioco prevederà una crescita in un certo qual modo del personaggio. Ci ha risposto sì e ci ha detto che questa prenderà le forme sostanzialmente di sblocco di perk. Naturalmente sono ancora in fase di sbilanciamento per evitare che giocatori con tanta esperienza si rivelino troppo forti rispetto a quelli che invece hanno appena cominciato. La divisione tuttavia di livelli giocatore permetterà peraltro di mettere in piedi un matchmaking che si assicuri sostanzialmente che i veterani non vadano a giocare praticamente con i novellini. Gli abbiamo poi chiesto se la versione finale del gioco comprenderà anche la possibilità di giocare da soli contro l'intelligenza artificiale, e la risposta è stata sì, in modo differente, quindi si potrà sia impersonare il mostro e avere i cacciatori guidati dall'intelligenza artificiale, sia impersonare uno dei cacciatori e quindi giocare allo stesso tempo con e contro l'intelligenza artificiale. Si stanno assicurando che l'IA sia sufficientemente bilanciata e anche capace di offrire un buon livello di sfida per chi vorrà in un certo senso allenarsi per l'online, che poi naturalmente rimane il cuore del gioco.